Incomincia la cerimonia della firma. Memorandum d'intesa tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Georgia per il rafforzamento della collaborazione di polizia. Firmano il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Enzo Moavero Milanesi, il Ministro degli Affari Interni della Georgia, Gheorghi Kakharia. Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport della Georgia per l'istituzione del progetto denominato Italia-Georgia, programma di scambi per artisti, residenze per giovani artisti italiani e georgiani. Firmano il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Enzo Moavero Milanesi, il Ministro dell'Istruzione, della Scienza, della Cultura e dello Sport della Georgia, Mikhail Batiashvili. Firmano anche la Presidente dell'Istituto Garuzzo per le Arti Visive, Rosalba Garuzzo, la Direttrice dell'Agenzia Creative Georgia di Tbilisi, Anna Riaboschenko. Memorandum d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Polizia Militare del Ministero della Difesa della Georgia. Firmano il Capo Ufficio Piani e Polizia Militare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, colonnello Pietro Carrozza, il Capo Dipartimento della Polizia Militare del Ministero della Difesa della Georgia, colonnello Abesalon Mangiavizze. Accordo di cooperazione scientifica tra il Consiglio Nazionale della Ricerca della Repubblica Italiana e la Fondazione Nazionale della Scienza della Georgia, Shota Rustaveli. E programma di cooperazione relativo all'accordo di cooperazione scientifica tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche della Repubblica Italiana e la Fondazione Nazionale delle Scienze della Georgia, Shota Rustaveli. Firmano il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo Inguscio, la Direttrice Generale della Fondazione Nazionale delle Scienze della Georgia, Shota Rustaveli, Manana Micheberidze. Accordo di cooperazione tra COTEC, Fondazione per l'Innovazione Tecnologica, e l'Agenzia della Georgia per l'Innovazione Tecnologica. Firmano il Presidente di COTEC, Fondazione per l'Innovazione Tecnologica, Luigi Nicolais, il facente funzioni di Presidente dell'Agenzia della Georgia per l'Innovazione Tecnologica, Aftandil Kasratze. Memorandum d'intesa in campo scientifico-sanitario ed educativo tra l'Istituto Superiore di Sanità della Repubblica Italiana e il Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie e la Salute Pubblica della Georgia. Firmano il responsabile dell'Unità Affari Internazionali dell'Istituto Superiore della Sanità, Luca Rosi, il direttore generale del Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie e la Salute Pubblica della Georgia, Amiram Gamkrelidze. Memorandum d'intesa nel campo della cooperazione universitaria tra il Centro Internazionale per l'Istruzione della Georgia e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Firmano per il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, la Rettrice dell'Università dell'Aquila, Paola Inverardi, la Direttrice Esecutiva del Centro Internazionale per l'Istruzione della Georgia, Nino Celizze. Io ringrazio molto il Presidente Mark Verasvili per l'accoglienza riservata a me e alla delegazione che mi accompagna. Rinnovo al Presidente e a tutta la Georgia il cordoglio dell'Italia per la morte dei minatori che ha reso triste questo momento in Georgia, a quella tristezza l'Italia si associa. Sono davvero molto lieto di svolgere questa visita di Stato a pochi mesi di distanza dalla visita del Presidente a Roma al Quirinale. Avverto l'orgoglio di essere il primo Presidente della Repubblica Italiana a visitare la Georgia indipendente. Ed è un privilegio poterlo fare nel centenario dell'indipendenza della Georgia. Con il Presidente abbiamo parlato molto amichevolmente, in piena sintonia, delle nostre relazioni eccellenti.
L'andamento delle relazioni tra Georgia e Italia è motivo di grande soddisfazione. I legami sociali antichi e solidi tra i nostri popoli, la frequenza dei contatti politici, la crescita degli reciproci interessi economici dimostrano quanto i nostri rapporti siano articolati e siano solidi e quanto sia possibile ulteriormente svilupparli approfondendo la collaborazione e moltiplicandone gli effetti. E a questa prospettiva ci dedicheremo in questi giorni e nei mesi e negli anni che seguiranno. Un attestato della ampiezza delle intensità, delle prospettive della collaborazione tra Georgia e Italia è data dai documenti, degli accordi appena firmati, accordi e intese che riguardano diversi aspetti dei nostri interessi comuni, dalla cooperazione tra le forze di polizia alla cultura, alla salute, alla tecnologia, tanti aspetti che manifestano quanto sia forte, ampio il legame tra Georgia e Italia. L'Italia guarda la Georgia come un partner e un interlocutore affidabile e fondamentale nella regione. E non possono ricordare il comune impegno dei nostri militari in Afghanistan, con una collaborazione che vede felicemente impegnati i nostri militari. Le nostre economie sono complementari e ci auguriamo che si possano sviluppare le storie di successo già intraprese qui da gruppi italiani e che anche altre aziende che stanno guardando con interesse le prospettive di promettenti che vi sono qui in Georgia partecipino, possono investire, essere presenti, essere impegnate in questo paese, accompagnandone così lo sforzo di modernizzazione e giovandosi della affidabilità e della stabilità del paese. Vi sono tanti settori in cui potremmo collaborare e possiamo collaborare in maniera crescente, dal settore del turismo a quello manifatturiero, dalle infrastrutture al terziario, all'energia. Vi sono prospettive di collaborazione crescenti che speriamo un reciproco interesse di sviluppare ampiamente. Ho ribadito al Presidente Mark Vrasili la convinzione dell'Italia del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Georgia e anche ho espresso al Presidente l'apprezzamento per l'attenzione, la fiducia, la passione con cui la Georgia guarda verso l'Unione Europea. Apprezziamo molto questo orientamento di un paese amico come la Georgia e questo orientamento, questa politica ha condotto già a due importanti risultati, due tappe fondamentali. L'entrata in vigore dell'accordo di associazione che comprende un'area di libero scambio ampio e approfondito e il superamento, la liberalizzazione dei visti di breve periodo, misura fortemente sollecitata dall'Italia nell'ambito dell'Unione Europea. Siamo consapevoli e convinti, come in Italia, dell'impegno per consolidare il partenariato orientale dell'Unione Europea, perché aderisca in misura sempre maggiore alle esigenze dei paesi partner, contribuendo a stabilità e prosperità. E siamo anche convinti, e ringrazio il Presidente per le parole che ha detto nella riunione, che ha detto nel nostro incontro, per il contributo georgiano che dà insieme all'Italia in Afghanistan e per il rapporto di partenariato intenso, crescente, di avvicinamento alla NATO che ha la Georgia. Appunto, al recente vertice di Bruxelles, l'Italia si è impegnata perché emergesse e fosse dato atto e si sottolineasse la solida collaborazione che vi è tra Georgia e NATO e la prospettiva di avvicinamento crescente che vi è di questa collaborazione. Sono tante ragioni
di politica estera, di sicurezza, di comune prospettiva di condivisione dei valori di pace e di libertà che tengono forte legame tra Georgia e Italia. E di questo vorrei ringraziare molto il Presidente, sottolineando come questa amicizia consenta la base e consenta sviluppi crescenti. Grazie Presidente per l'accoglienza, grazie per l'amicizia e la collaborazione.